Nei campi di concentramento gli italiani, trentini, friulani, triestini, frammisti a prigionieri di ogni nazionalità, tedeschi, cechi, polacchi, slovacchi, sloveni, croati, ruteni, bosniaci, magiari, rumeni, si cercano, volendo condividere uno spazio comune, il tempo, il pane. Che giorni noiosi, scrive Fioravanti Gottardi. Non c'è nessun modo per passare il tempo, non un libro, un giornale, solamente continui, tristi pensieri. E però questi tristi pensieri, come ci racconta ancora in altra parte del suo diario proprio Fioravanti Gottardi, cercano di contrastarli con la scrittura delle proprie memorie, con la scrittura di poesie, con la scrittura di canzoni, e poi facendo spettacoli con i burattini, costruendosi i burattini e giocando naturalmente, costruendosi la dama, gli scacchi, la scacchiera e poi naturalmente raccontandosi storie. Lo studente Guido Biasi, nell'ottobre del 1916, giunge come prigioniero nel distretto di Yekaterinburg, Siberia, che gli sembra subito una terra senza tempo, ove gli anni e i secoli dal dì della creazione non avevano lasciato alcun segno della presenza dell'uomo. Qui lavora nella foresta e si riconosce nelle immagini dei deportati in Siberia di cui aveva letto qualche storia. Ma questo non lo aiuta a sopportare il freddo, la fatica, il disagio e l'avvilimento di dover vivere in quel modo così primitivo, in un ricovero di trogloditi. I suoi compagni di prigionia sul lavoro cercano di evitarlo a causa della sua goffaggine ed imperizia, ma una sera si riscatta di fronte a se stesso e agli altri. O meglio, ciò che riscatta è la sua condizione di studente, che ora gli permette di diventare un narratore di storie romanzesche. Aveva iniziato, un po' per caso, raccontando la trama della Sepolta Viva, il famoso romanzo nero di Carolina Invernizio. Ma poi aveva dovuto continuare perché il racconto serale era diventato per tutti un appuntamento indispensabile. Una piccola luce nel buio della notte siberiana. Un conforto morale. Un'attività intellettuale. Una di quelle attività dello spirito che in prigionia sono necessarie quanto il pane per la sopravvivenza. E tutt'altro che esclusive degli intellettuali o degli uomini colti, perché nessuno è semplicemente realistico. Così, mentre fuori nella foresta infuriava la tormenta e i lupi si aggiravano fin nei pressi dell'accampamento, nella povera, spoglia baracca, davanti a un uditorio attentissimo, passavano i personaggi di Verne, di Salgari, di Defoe, di Stevenson, di Dumas, di Zola, e poi Melville, Poe, Dickens, Tolstoi. E le storie riapparivano durante il giorno ad accendere conversazioni, commenti, discussioni vivaci, portando via i prigionieri per qualche istante dalla loro umiliante condizione. Ritroviamo un'altra bella figura di narratore nelle memorie di Umberto Artel, confinato a Pavlodar, nel Kazakistan, sulle rive dell'Irtys.
Come al solito, anche quella sera dopo cena, accovacciati gli uni addosso agli altri, facemmo circolo intorno a Pederzolli, che doveva continuarci la narrazione dei Miserabili. La dote di narratore del Pederzolli era sorprendente. Il romanzo poderoso di Victor Hugo, come altri di Zola o Dumas, ma specie il primo, fu ripetuto in quelle serate siberiane quasi letteralmente, con tutti i particolari filosofici, politici, sociali del grande scrittore. E la narrazione veniva maggiormente colorita dall'espressione di convinzione intima del narratore, che sembrava volesse immedesimarsi con l'autore. Ero stupito. Ma più di me era sorpreso Pezzi, di mezzo lombardo, studente universitario. Sembrava impossibile che uno scolaro della quarta elementare di Malé avesse una proprietà di lingua e delle idee critiche proprie tanto profonde. Eppure era così. Ma Pederzolli si era educato intellettualmente attraverso la scuola del bisogno e gli fu maestra l'esperienza della vita. Adorava Foscolo. Ortis lo ammagliava. Le storie, i romanzi, le storie romanzesche, la letteratura è un elemento indispensabile per salvaguardare in prigionia la propria dignità, ma direi di più la propria umanità. Ecco, questa riflessione noi di solito la accostiamo all'esperienza dei lager, soprattutto di quelli tedeschi. Insomma, ci vengono in mente queste cose pensando a Levi e alla sua letteratura, in cui appunto ci racconta quanto sia stato importante per lui e per gli altri ricordare Dante e la Divina Commedia e l'Inferno e ripeterlo a memoria, insomma. Oppure pensiamo all'esperienza dei lager sovietici, ai racconti di Salamov, che ricorda quanto sia stato importante ricordare e ripetere Dostoevskij e i suoi romanzi per i prigionieri. Ecco, non solo quindi i lager della Seconda Guerra Mondiale o quelli sovietici, ma anche queste prigionie, insomma, avevano bisogno di storie, di romanzi, per dare sostanza e dignità e forza alle vite dei prigionieri.